Avvocato Dante Capriulo, consigliere comunale di Taranto del Movimento della Lista per Taranto. Nel suo intervento, nel dibattito, ha sottolineato che il ruolo del Comune, diciamo, è relativo rispetto a certe decisioni che vengono prese in alto loco, mi riferisco a Bari e soprattutto a Roma, ma anche la necessità che l'ente civico tenga alta la guardia. Sì, intanto stiamo parlando di ILVA, quindi mi riferivo al fatto che sull'ILVA, sull'autorizzazione di una grande fabbrica come l'ILVA, la competenza del governo, per cui il Comune è soltanto una parte di tutto il procedimento e poi il sindaco svolge il ruolo di autorità sanitaria, quindi è chiaro che noi come nuovo consiglio comunale che ci siamo insediati anche in accordo con il sindaco, così come abbiamo detto in campagna elettorale, dobbiamo salvaguardare al massimo la salute dei cittadini di Taranto, quindi chiederemo che anche questa nuova proposta che è stata fatta da Mittal, pare che debba essere rivista l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che tutti questi provvedimenti vedano la valutazione della salute, quindi la valutazione sanitaria come elemento fondamentale. Quindi questo è nel nostro potere, questo chiederemo come Consiglio Comunale, come amministrazione, poi ovviamente saremo, diciamo, molto attenti su quello che farà il governo. Ripeto, io spero, così come ho detto, però questa è una mia opinione personale, che l'ILVA sia il passato di questa città, c'è la necessità di tutelare i lavoratori, non deve far ammalare più le persone, ma che noi come amministrazione comunale, qui c'è il nostro potere, la nostra possibilità, immaginiamo una Taranto diversa, incominciamo a creare le condizioni per lo sviluppo effettivo del porto, di nuove attività produttive, dell'agroindustria, del turismo, cioè che disegniamo una città dove l'ILVA sia soltanto una parte e non l'unica attività produttiva.